Ecco, allora, buonasera a tutti. Eh, do il benvenuto a tutti a questo secondo incontro di Zoom in Simposi con l'autore. Eh, vi do il benvenuto anche da parte di Andrea Pinotti, che ci segue ma sta rientrando eh, da un viaggio, quindi parteciperà, eh, ma vi saluto anche da parte sua. Eh, allora, passerei eh, subito a presentare il nostro ospite. Eh, L'ospite di questa sera eh, è Francesco Restuccia, che è assegnista di ricerca presso la Sapienza, Università di Roma. I suoi interessi di ricerca includono eh, la storia dell'estetica, la teoria dei media e la filosofia della tecnica. È membro associato appunto eh, del nostro gruppo di ricerca, del gruppo NICON, e fa parte dell'Advisory Board della rivista Flusser Studies. Eh, dal 2013 collabora con il collettivo artistico Atisuffix ehm, e tra le varie sue pubblicazioni ricordiamo che ha pubblicato diversi articoli su riviste italiane e internazionali su autori tra cui Flusser, Benjamin e Cap. Questa sera ci presenterà il suo volume Il contrattacco delle immagini, tecnica, media e idolatria a partire da Willem Flusser. Edito da Meltemi nel 2021. Allora io ruberò proprio eh, pochissimi minuti a Francesco ehm, per introdurre brevemente eh, questo libro ehm, e dare appunto qualche eh, impressione eh, che poi magari, eh, non so se Francesco vorrà eh, commentare in qualche modo. Eh, quello che volevo dire è che subito, dalle prime pagine, ehm, Francesco Restuccia ti, ci dice che non è facile orientarsi nell'oceano flusser. Eh, questa è una cosa che eh, Francesco, quando abbiamo avuto modo di parlare di questo autore, ha sempre sottolineato. Eh, ecco, allora, eh, la prima impressione che ho avuto leggendo eh, questo testo è che questo volume si pone proprio eh, come una guida di alcuni dei concetti chiave ma anche proprio delle ampie tematiche sviluppate da Flusser. E dall'altra, ehm, se posso per così dire esprimermi in questi termini, rispetta e rispecchia un po' questa sorta di anarchia che contraddistingue questo pensatore. È un libro che davvero accompagna il lettore alla scoperta di alcuni concetti, come quello di contrattacco al centro di questo testo. Eh, con una chiarezza e una fluidità estrema che, eh, che solo un discorso, così come dire, in situazione riesce a trasmettere. Eh, infine, il secondo aspetto che, eh, volevo portare all'attenzione prima, appunto, di lasciare la, la parola a Francesco Restuccia è che il libro davvero accompagna il lettore alla scoperta di alcuni concetti, e, ehm ma eh, soprattutto ci eh, invita a seguire queste, eh, come dire, digressioni o riferimenti a autori rilevanti per le tematiche trattate, no? eh, che appunto vengono sviluppati. Un altro aspetto che sicuramente, appunto, ne segna eh, l'efficacia: eh, perché Flusser, come, come, come capiamo leggendo questo volume, e come appunto l'autore, come Francesco ripete eh, diverse volte, cita poco le sue fonti. Eh, e quindi quello che emerge è un paziente confronto interdisciplinare, eterogeneo, con pensatori che in modo diretto o indiretto hanno influenzato il pensiero di Flusser. Ma dall'altra parte, la cosa molto interessante, a mio avviso, è che questo dialogo eh, con diversi pensatori permette di, appunto, e Francesco che appunto lo mette in atto, ci permettono di guardare al di là dello stesso Flusser. Bene, quindi, eh, Dopo questa brevissima introduzione eh, do immediatamente la parola a Francesco Restuccio che ci parlerà appunto e ci presenterà eh, il suo lavoro. Ecco Francesco. Grazie mille Fabrizia, grazie a tutti per, per essere qui e grazie a Naicon per, per l'invito a questa bella iniziativa. Eh, sono appunto molto contento di poter presentare il libro in questa occasione il libro qui e colgo l'occasione anche per eh, ringraziare Maurizio Guerri senza cui non, appunto, non avrei potuto pubblicare eh, il libro eh, con appunto, Melteni e Andrea Pinotti eh, che è stato appunto un, eh, un punto di riferimento fondamentale e ha scritto una bellissima prefazione al testo Um, il libro è un libro che ovviamente parte da Flusser e cerca però di andare oltre Flusser per quanto è possibile. Um, ed è un libro che parte, nasce con la mia tesi di dottorato, uh, tesi che ho svolto la sapienza tra il 2014 e il 2017-18, um, appunto dedicata al pensiero di Flusser, era intitolata. Um, L'Idolatria nell'epoca dei nuovi media. Willem Flusser, critico dell'idolatria nell'epoca dei nuovi media. E... Ho innanzitutto deciso di cambiare il titolo perché ogni volta che presentavo questo titolo mi, mi, mi si chiedeva: ah bene, quali sono gli idoli dei nuovi media? Io dicevo: no, no, non avete capito cosa intendo per idolatria, non avete capito cosa intende, e ci torneremo più tardi. Uh... Il, la tesi poi l'ho lasciata da parte per un po', poi l'ho ripresa e alla fine ho riscritto totalmente il libro, eh, tagliando una grandissima parte, aggiungendone un'altra, quindi alla fine è venuto fuori un oggetto abbastanza diverso. Ora, per presentarvi un pochino il libro, vorrei mh, ho preparato una piccola presentazione con qualche slide, giusto per accompagnarvi in questi prossimi minuti mostrarvi qualcosa. Funziona? Mi, mi continuate a sentire? Vedete le immagini? Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Sì. Perfetto, va bene. Quindi vedete anche la copertina del libro. Perfetto, va bene. Ehm, ottimo, allora. Ehm, il libro appunto è eh, intitolato Il contrattacco delle immagini, un concetto che studiando Flusser mi sono reso conto essere davvero fondamentale, ed è un concetto di, su questo che ho scritto poco, anche perché lo stesso Flusser ne ha trattato poco. È un concetto che viene fuori negli ultimissimi scritti, diciamo 88-89. Il sito titolo, appunto, è Tecnica media e idolatria, sono anche le tre parti in cui è diviso il libro. A partire da Wilhelm Flusser: questo a partire da cerca di rendere l'idea, appunto, è un confronto con Flusser che cerca di andare per quanto è possibile al di là di Flusser dialogando con autori eh, che forse l'hanno ispirato, con cui forse si è confrontato ma anche con autori che lui non conosceva e che a mio parere potrebbero in qualche modo eh, continuare in modo postumo questo dialogo eh, ecco, allora eh, non è il primo libro in italiano su Flusser, ci sono due libri importanti che sono usciti negli anni scorsi, il primo di Paola Bozzi, appunto Wilhelm Flusser, dal soggetto al progetto Libertà e cultura dei media eh, Paola Bozzi insegna proprio a, a Milano ed è un testo molto interessante che eh, cerca appunto di far dialogare Flusser con altri, ehm, con altri autori e, e il testo di eh, Vito Campanelli L'utopia di una società dialogica Wilhelm Flusser e la teoria delle immagini tecniche eh, Luca, eh, Vito Campanelli, tra l'altro, è stata una delle prime persone con cui mi sono confrontato, mi ha dato un ottimo aiuto all'inizio della mia ricerca, e sono due ottimi testi, diciamo, di introduzione generale a Flusser. Quello che ho voluto fare io con questo testo, eh, al di là appunto di rinfrescare il dibattito pubblico, eh, in un con Flusser in un momento in cui sta eh, tornando attuale, è di dare una lettura filosofica di Flusser. Eh, questi due testi molto interessanti, eh, tratto nel primo da uno sguardo più, diciamo così, letterario, eh, il secondo con uno sguardo più di sociologia della comunicazione. Io volevo cercare di tirare fuori appunto il flusser filosofo, e non tanto con una presentazione generale con l'obiettivo di parlare di tutto perché è impossibile, il flusser è davvero eh, una natura in cui è facile perdersi, ma eh, concentrandomi su un'idea, che è quella appunto del, del, del il concetto di contrattacco e ehm, sull'idea di contrattacco ci torno fra poco, prima di andare avanti vi dico due parole invece sulla copertina, eh, sono molto contento che mi hanno dato carta bianca, la casa editrice, per la scelta della copertina, non ero pronto, ci cioè ho perduto diversi mesi, e alla fine ho trovato questa immagine che mi è piaciuta particolarmente, anche se non si capisce cos'è, eh, ma il fatto che sia... Poco chiara, forse era neanche più seducente. Eh, C'è chi mi ha detto che sembra eh, una caverna, un'immagine di una pittura rupestre, chi mi ha detto che sembra un quadro di arte contemporanea, eh, un quadro astratto. In realtà è un, una lastra di metallo, è un daguerrotipo, quindi una delle prime forme di fotografia senza immagine. E cioè un daguerrotipo su cui si vedono appunto i segni del lavoro del fotografo, i graffi, un'impronta digitale, la notata in basso a destra del fotografo che ha lavorato con questo daguerrotipo, la cui immagine però si è, si è persa o perché non è mai stata impressa adeguatamente oppure perché eh, col tempo, appunto, l'immagine è andata perduta. La cosa per cui mi piace questa immagine è che è il medium, è il supporto dell'immagine, tutto ciò che c'è dietro l'immagine, ciò che di solito non vediamo. Senza invece l'immagine stessa, eh, fa vedere proprio la materia eh, dell'immagine, ed è, secondo me, il modo migliore per appunto mostrare un'immagine di un'immagine, un'immagine che non ci fa pensare al suo, eh, al suo oggetto, ma, ma a se stessa, appunto, un'immagine uh, al suo massimo stadio di opacità, e, mh, e questo è un modo in cui, secondo me, Flusser ci, ci insegna a guardare le immagini. Uh, All'inizio del testo, appunto, c'è una introduzione, una specie di introduzione, una premessa quasi narrativa in cui tratto diverse tre immagini, fondamentalmente, um, l'adorazione del vitello d'oro, il passo proprio della, della Bibbia, um, il film Silence di Scorsese, e Uh, il racconto uh, due speglio di Machado Assis uno scrittore brasiliano di fine Ottocento, che poi è stato, come vedete dall'immagine, messo in scena in uno spettacolo uh, virtuale durante la, il primo lockdown. E parlo di queste tre immagini per anticipare il problema che poi è trattato nella parte conclusiva del libro: quello dell'idolatria, e cercare di mostrare in qualche modo come il problema. Uh, la questione, diciamo, del, dell'idolatria abbia ancora qualcosa da dirci eh, nell'epoca dei nuovi media, appunto. Il libro, vi dicevo, è strutturato in tre parti, tecnica, media e idolatria. Eh, nella prima parte, dedicata alla tecnica, cerco di ricostruire la teoria del contrattacco di Flusser, eh, ricostruire perché in realtà, appunto, Flusser è morto di incidente stradale nel 91 prima di poterla sviluppare pienamente, ma eh, si vede da quei testi che il suo tentativo era quello di ripensare tutta la sua filosofia della tecnica, in qualche modo tutta la sua filosofia a partire da questo concetto, che quindi cerco di eh, sistematizzare per quanto è possibile. Eh, e appunto la teoria del contrattacco presuppone ehm, in qualche modo che, adesso lo dirò un po' meglio, che le tecnologie che utilizziamo eh, non siano dei semplici strumenti a nostra disposizione, ma possano contrattaccare eh, finendo per trasformarci. Ehm... La seconda parte è dedicata ai media, e proseguo diciamo, questa linea cercando di capire in che modo possiamo eh, utilizzare, pensare la teoria del, te del contrattacco cont cont per pensare i in media. Innanzitutto, quando dico media, in realtà mi riferisco in particolar modo all'immagine. E alla scrittura, che da Flusser sono pensati come tecnologie, e quindi in quanto tecnologie contrattaccano. Quindi anche le immagini e la scrittura eh, possono, essere, possono essere lette a partire da questa idea del contrattacco. E infine mi occupo degli effetti del contrattacco, del, delle immagini in particolare, ehm, arrivando al punto che per me è quello più delicato e cioè passando diciamo dall'analisi alla critica e capire se il modo in cui le immagini ci stanno trasformando ci piace o no, se appunto è da condannare, da premiare, da accettare, da accettare in parte. E, mh, per farlo ho fatto un lavoro, diciamo, genealogico che mi ha riportato a eh, la teoria dell'idolatria nella storia, sia sì, nel mondo antico. Poi al modo in cui la teoria dell'idolatria è stata ripresa nel Novecento da diversi autori e in particolar modo da Flusser, con l'idea che in qualche modo la critica dell'idolatria possa essere riconosciuta come una sorta di preistoria della teoria del contrattacco e più in generale della teoria dei media. Ehm, perché questo mi interessa? Perché la teoria, la critica dell'idolatria ha un elemento critico che non in ogni forma di teoria dei media presente. E se davvero la critica dell'idolatria è diciamo all'origine della teoria dei media, allora forse qualcosa di quella eh, paura dell'immagine, che può avere diverse forme, eh, permane, sopravvive nelle teorie contemporanee dei media e mi interessa capire appunto in che modo continua ad agire quel presupposto teologico-politico eh, nel nostro pensiero dei media. Flusser, secondo me, è un autore particolarmente interessante perché è consapevole di questo presupposto, cioè uno di quei pochi autori che cerca di fare da ponte, diciamo, tra un pensiero teologico-politico e uno di teorie dei media, un po' come in qualche modo ha fatto Walter Benjamin per esempio. Bene, quindi questo è l'indice eh, della tesi, come vedete, molto... Eh, vario, forse dispersivo, spero di no, eh, diviso appunto in, eh, in tre parti. E, mh, nella prima parte, appunto, dedicata alla tecnica, cerco di comprendere come funziona il contrattacco, il contrattacco della tecnica in generale. Torno indietro. Mmh, vedete, c'è un capitolo sui gesti, che sono considerati da, da Flusser la prima forma di eh, interfaccia, la chiama lui tra interno e esterno, e, e poi analizzo a partire da Flusser, ma anche in dialogo, in confronto con una serie di altri autori come Leroy-Guenot, eh, Simon Donne, Ernst Cap, Cassirer. Ehm, diciamo due fondamentali linee, due fondamentali concetti in filosofia della tecnica: il concetto di esteriorizzazione, quindi il concetto di diciamo, la linea protesica. L'idea secondo cui le tecnologie sarebbero in qualche modo delle proiezioni fuori di noi o delle estensioni, dei prolungamenti dei nostri organi. E invece la eh, teoria dell'interiorizzazione, che molto spesso viene trascurata, ma che è altrettanto interessante, eh, un concetto che si ritrova in McLuhan, in uh, Walter Ong, ma anche, per esempio, eh, in Cassirer. Appunto, in Vygotsky, ehm, e cioè l'idea che nei tempi lunghi, eh, l'uso di una certa tecnologia eh, ci porta a interiorizzare eh, certi gesti, certe regole di funzionamento. E quindi nei tempi lunghi sia la tecnologia che porta a eh, modificare noi. E quindi appunto il, la teoria del contrattacco è una teoria che cerca di tenere presente questi due poli, questa dialettica del, della relazione tra essere umano e tecnologia, che è appunto sempre due facce, da una parte un, un movimento verso fuori e dall'altra un movimento verso dentro. E l'aspetto che trovo particolarmente interessante della teoria del contrattacco è che tiene in conto di questo ritardo, di un... Di un, appunto, di un di, Ehm, uno sfasamento temporale tra il momento dell'esteriorizzazione e quello del, del contrattacco ehm, qua appunto preso delle citazioni dal testo questo è un testo una parte del libro sui gesti di Flusser in cui utilizza appunto il termine interiorizzazione e il termine di epitesi un altro concetto proposto da Flusser che trovo molto interessante l'altra faccia della protesi appunto eh, leggo, da un certo punto di vista la penna può essere concepita come la protesi di un dito, un prolungamento verso fuori, un dito esteso. Ma da un altro punto di vista è il dito che può essere concepito come un'epitesi della penna, un'estensione della penna verso dentro, un'interiorizzazione della penna. E in quest'altro. Testo appunto Flusser mh, descrive il concetto di contrattacco in modo mh, abbastanza suggestivo. Eh, l'idea appunto che eh, l'idea base dell'esteriorizzazione è che la tecnologia simula il funzionamento di alcuni organi del corpo umano. Con il contrattacco questa relazione si ribalta e siamo noi che finiamo per simulare i nostri simulatori. Simuliamo i nostri simulatori. Da quando alleviamo pecore ci comportiamo come greggi e abbiamo bisogno di pastori di anime. Il fatto che le macchine siano passate al contrattacco sta diventando evidente agli occhi di tutti: i giovani ballano come robot, i politici prendono decisioni basate su scenari computerizzati, gli scienziati pensano in modo digitale e gli artisti usano i plotter. E appunto. La questione che trovo più affascinante di questa idea del contrattacco dei Flusser è il fatto che questo contrattacco possa essere anticipato. Nel momento in cui noi sappiamo che la tecnologia che creiamo finirà per influenzare il nostro comportamento, allora nel momento in cui progettiamo una tecnologia non dobbiamo pensare solo a come quella tecnologia ci può essere utile, cosa può realizzare, cosa può ottenere. Ma anche come può trasformarci. E quindi, eh, in modo straordinario, Flusser ci dice: noi dobbiamo pensare a cosa vogliamo essere, come vogliamo diventare e come vogliamo essere trasformati. E il problema, rispetto alle tecnologie, non è solo che la tecnologia si è rivolta contro di noi e, appunto, i, i robot che attaccano gli umani, no? in questo altro testo, Flusser si immagina la tecnologia come a dei, a dei cani, degli sciacalli che sin dall'epoca preistorica gli uomini hanno, ad, eh, hanno eh, allevato, per, eh, addomesticato per poterli usare al loro servizio e che invece potrebbero rivolgersi contro di noi. No? Ecco, rispetto alla nuova tecnologia, il problema non è che si rivolgano contro di noi e ci mordano. Il problema non è quello. Noi possiamo anche progettarli appunto perché ci lecchino invece di morderci, ma vogliamo davvero essere leccati? Cioè eh, il problema non è cosa ci può fare il, la tecnologia, ma come ci può trasformare. E appunto sono domande difficili perché nessuno sa veramente come vorrebbe essere. Quindi questa quest idea del contrattacco è un'idea particolarmente interessante. Perché ci costringe a pensare appunto a come, non solo alla tecnologia, ma anche a, a, alla dimensione umana, come vogliamo eh, che divenga l'uomo. E la tecnologia a questo punto si rivela fondamentale, un fondamentale strumento per imparare a comprendere, diciamo sperimentalmente, eh, come, come possiamo trasformarci, appunto. E quello che vale per la tecnologia vale ancora di più per queste tecnologie speciali, eh, che sono state chiamate tecnologie della mente, che sono la scrittura e eh, l'immagine. Eh, nella seconda parte dedicata ai media mi eh, occupo di due fondamentali paradigmi, Mh, ho cercato un po' di sistematizzare il dibattito sulla teoria dei media, un paradigma che ho chiamato oralità-scrittura, quello di McLuhan, Walter Hong, eccetera, secondo cui eh, prima della scrittura, prima che la scrittura fosse il medium dominante, ehm, il medium dominante era l'oralità, l'oralità primaria, dopo la scrittura, con la crisi della scrittura, il medium dominante con le nuove tecnologie è un'oralità secondaria. Ehm, tutti gli autori, sia quelli del paradigma oralità-scrittura, sia quelli del secondo paradigma, che ho chiamato linea superficie, di cui fa parte anche Flusser, ritengono la scrittura eh, il punto centrale e sono tutti d'accordo sul fatto che oggi la scrittura sia in crisi. In qualche modo il mio libro parte da, dal tentativo di rispondere a questa domanda. Oggi che la cultura scritta è in crisi, dove stiamo andando? Cosa sta succedendo? Eh, in che modo appunto la crisi della scrittura, del pensiero, della cultura scritta ci sta trasformando, appunto andiamo in direzione di una nuova oralità o in direzione di una nuova immagine. Ecco, il paradigma linea superficie, appunto dice, prima della scrittura c'era l'immagine, dopo la scrittura sta avvenendo una nuova civiltà dell'immagine. In particolar modo, Leroy Goron parla di mitografia, cioè di immagini che suscitano un pensiero mitico. La scrittura, che invece evocherebbe, al, diciamo, ci addestrerebbe a un pensiero di tipo razionale, eh, lineare, e le nuove tecnologie dell'immagine, registrazione meccanica audiovisiva, ci, ci riporterebbe in qualche modo a un ritorno del pensiero mitico. Flusser, secondo me, che appartiene a questo secondo paradigma prende tantissimo eh, anche dal primo paradigma, riesce davvero a mediare tra i due in modo interessante. Ehm, ora non ho tempo di addentrarmi troppo nella questione, faccio davvero solo una panoramica di, di queste ultime due parti del libro. Eh, qua vediamo appunto il modello di flusser, immagini, testi e immagini tecniche, le nuove immagini eh, che sono caratterizzate da flusser come immagini tecniche. E appunto alla fine di, di questa parte dedico un capitolo appunto al problema delle immagini tecniche, espressione molto interessante proposta da Flusser, che oggi è tornata molto in voga perché è molto comoda da usare, ma è anche problematica perché tutte le immagini sono tecniche, anche i graffiti paleolitici hanno dimensione tecnica e Flusser ne è consapevole. E l'altro problema è che nei diversi scritti Flusser definisce le immagini tecniche in modo diverso, e appunto dedico appunto una parte al video, alla foto, al virtuale, perché cominciare col video e non con la foto, perché Flusser fa così e cioè negli anni 70 indica nel video eh, l'inizio di una nuova eh, forma d'immagine che grazie al montaggio, grazie, diciamo così, alla linearità dello scorrimento delle immagini, mette insieme dimensione lineare e dimensione superficiale e quindi seduzione eh, magica dell'immagine e invece capacità eh, razionale dialettica dovuta alla linearità eh, del succedersi delle immagini e poi invece eh, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 con i suoi studi sulla fotografia anticipa la nascita delle immagini tecniche alla fotografia con l'idea appunto che Uh, il dispositivo fotografico, proprio perché ci costringe a relazionarci prima che con l'immagine con l'apparato tecnico, ehm, mette in gioco sia il nostro pensiero visivo che deve immaginare l'immagine che produrrà, sia il nostro pensiero concettuale che deve essere in grado di calcolare l'immagine, appunto, calcolare il tempo di esposizione, via dicendo. Ehm, e in questo appunto mettere insieme. Queste due forme di pensiero consiste per Flusser appunto eh, questa nuova forma di immaginazione tecnica eh, che dà origine alle immagini tecniche. E poi infine abbiamo il virtuale, che Flusser intende nel senso molto ampio, eh, fondamentalmente includendo ogni forma di computer graphic, eh, ma negli ultimi scritti del 90-91 invece si occupa proprio di Uh, realtà virtuale, fa riferimento proprio ai caschi a 360 gradi, i guanti aptici, eccetera. E uh, a proposito dello, della realtà virtuale, appunto, ci dice qualcosa di molto interessante, e cioè che, questione che poi riprendo adesso in conclusione, la potenzialità della realtà virtuale e in generale delle immagini tecniche non consiste nella loro... Maggiore capacità illusoria, cioè non nel fatto che sono capaci di eh, creare, creare diciamo, simulacri più verosimili di quanto non potessero fare le immagini tradizionali. Um, anzi, questo è un elemento che Flusser eh, trova un po' problematico, e poi in caso vedremo perché. No, la loro potenzialità consiste nel loro essere estremamente manipolabili, cioè manipolabili in modo sperimentale, in modo calcolato, appunto, proprio perché hanno dei parametri numerici che possono essere modificati e su cui quindi si può lavorare in modo, in modo razionale, sperimentale. La terza parte, quella su sull'idolatria, può sembrare quella più fuori luogo. Io spero invece che alla lettura del libro tutto torni eh, ed in realtà è proprio per questo che l'ho messa alla fine, eh, perché ho voluto fare appunto un percorso un po' aritroso, partire da ciò che è più vicino, come dice Aristotele, più vicino a noi per arrivare a ciò che è più lontano da noi, ma che in qualche modo è ciò che agisce. E che continua ad agire in modo soggiacente, che quindi ehm, spero che dopo la lettura delle prime due parti, arrivando alla terza parte, si riconoscano le affinità tra quel dispositivo teologico-politico e eh, le questioni invece di filosofia della tecnica e di teoria dei media. Ehm, e quello che, diciamo, qual è il senso di questa operazione? Non è solamente un'operazione filologica, non mi interessa semplicemente riconoscere che. Eh, appunto, la... non mi interessa solo mostrare a ah, Vedete il concetto di eh, contrattacco: il fatto che i media influenzino il messaggio, eh, in realtà l'hanno già pensato i padri della Chiesa. Non mi interessa questo. Mi interessa eh, appunto vedere se eh, davvero quella linea di pensiero origine lì in qualche modo tutto quel sistema di giudizio di valori che accompagnava la critica dell'idolatria. È sopravvissuta in modo inconsapevole, eh, secolarizzato nel nostro modo di pensare le immagini oggi, nel modo in cui i teorici dei media, i critici eh, delle immagini del XX secolo e del XXI secolo, per farlo quindi io ho dedicato un po' di tempo a fare una ricognizione del concetto di idolatria nel mondo antico, eh, in realtà appunto l'ho fatto durante l'epoca del dottorato, e, mh, al concetto di eh, secolarizzazione, per comprendere in che modo e in che forme il concetto di idolatria si è secolarizzato e quindi la nostra diffidenza delle immagini. Eh, si è secolarizzata in qual, quant, quanto la nostra diffidenza nei confronti dei nuovi media è eh, influenzata da quell'antica paura delle, degli idoli e alla fine eh, per capire anche cosa vogliamo fare con le immagini, cioè non limitarci a, a, semplicemente all'aspetto, all all'analisi, ma capire per quale motivo questi autori, Flusher per primo, ma anche Benjamin tutti, Tutta la scuola di Francoforte, i situazionisti, i Baudrillard, non si limitano mai a dire le immagini funzionano così, ma ci dicono anche attenzione da questo tipo di immagini, favoriamo quest'altro tipo di immagini. E quindi, appunto, io spero che eh, questo diciamo, apparato concettuale possa essere anche utile non solo per interpretare, ma anche per suggerire una possibile via di sviluppo. Cosa ho ottenuto da questa ricognizione sul concetto di idolatria? Due diverse logiche. Una logica del contagio, che è l'idea di idolatria più tradizionale, quella eh, proveniente soprattutto dal Pentateuco, cioè l'idea che l'idolo sia qualcosa di pericoloso e di e impuro e, e che, che chiunque abbia a che fare con, es con esso finisca eh, per soccombere al suo potere. Eh, cioè l'idea fondamentalmente del potere delle immagini che porta a, in modo quasi inequivocabile alla condanna delle immagini e cioè o se non alla condanna senza dubbio ci sono anche di, eh, posizioni più moderate che portano comunque a diffidare nettamente dalle immagini e del loro potere a controllarle perlomeno ecco. L'altra logica è la logica dello sguardo, cioè l'idea che l'idolatria non sia nelle cose, non è l'immagine in se stessa essere idolatrica, non è l'immagine ad avere un potere magico, l'immagine è un'immagine, è il nostro sguardo a renderla eh, idolo, è il nostro sguardo a essere idolatrico e a finire quindi per dare a quell'immagine un valore che essa non ha. Questa concezione dell'idolatria di, di, di che si trova in autori come Agostino, per esempio, e, e che è la concezione a cui si fa afflusser, è una concezione che mi pare molto più interessante eh, e utile a noi oggi, perché è l'idea che ci, diciamo, ci porta poi a rivalutare l'educazione all'immagine. E cioè ci dice se il problema non sono le immagini ma il nostro sguardo, allora le immagini non vanno condannate, non vanno represse, anzi abbiamo bisogno di più immagini per poter educare lo sguardo e quindi evitare quel dispositivo di appunto ehm, dipendenza dalle immagini. Vabbè, poi appunto, come vi dicevo, c'è un capitolo sulla religiosità e la secolarizzazione. Ora non ho tempo di presentarlo, ma è un capitolo a cui sono molto legato. E, e poi, appunto, Idolatria oggi, ho, ho dedicato anche un capitolo a una ricognizione dei principali, principali teorici delle immagini, dei media che hanno utilizzato il concetto di idolatria nel Novecento, per confrontarli anche con quello di Flusser. E, e anche lì possiamo vedere la, come sono sopravvissute queste due logiche. Ci sono autori contemporanei che usano il concetto di idolatria in quel senso della logica del contagio, e quegli autori finiscono per condannare le immagini e per condannare le immagini, tanto più sono immagini, cioè appunto l'immagine falsa o contrapposta alla realtà vera, e quindi l'immagine che quanto più è manipolabile, quanto più è artificiale. Tanto più è falsa, falsificabile e quindi condannabile. Dall'altra, invece, una logica, quella dello sguardo, quella dell'educazione all'immagine, che ci dice: no, se l'immagine serve a educare lo sguardo, se serve a attivare, a addestrare l'immaginazione, allora tanto più un'immagine è manipolabile, tanto più è impiegabile come strumento didattico, come strumento relazionale, e appunto, flusse. Eh, si può riportare a questa linea, e infatti, secondo questa linea, che, come dicevo, è la linea di Flusser, cosa sono gli idoli oggi? Appunto, gli idoli non esistono, a eh, essere idolatrico è lo sguardo, ed è uno sguardo che tende a ehm, incastrarsi, diciamo così, in schemi fissi, cioè che prende delle immagini, dei modelli, e li ipostatizza, le, eh, le rende dei modelli fissi immodificabili e questo provoca una, eh, uno scacco dell'immaginazione che non è più capace eh, di adattarsi ai nuovi contesti. Dall'altra parte, appunto, invece abbiamo immagini flessibili, plastiche, manipolabili, questa è un'espressione di flusser, che proprio per queste, per queste caratteristiche stimolano l'immaginazione. E, eh, e quindi la rendono più capace di adattarsi nei nuovi contesti, di lavorare con le immagini in modo dialogico ovviamente qua dietro c'è tutta la teoria di Flusser su cui, con cui mi confronto della comunicazione discorsiva e quella dialogica su cui eventualmente, eventualmente possiamo approfondire nel dibattito in conclusione, nelle conclusioni del testo, presento alcune immagini di artisti con cui ha collaborato Flusser, che, eh, o che almeno a cui fa riferimento, che conosceva, mi sono voluto limitare a quelli perché altrimenti il discorso era troppo ampio, che ho chiamato immagini antidolatriche, cioè immagini che appunto hanno queste caratteristiche di flessibilità, di manipolabilità e che hanno la tendenza appunto a stimolare a... Um, addestrare la nostra immaginazione. Tra tutte queste immagini, oggi ho scelto di mostrarvene una di uh, Paolo Gioli, anche per ricordarlo, dato che uh, è scomparso poche settimane fa e um, appunto sono, uh, gli avrei volentieri inviato una copia del libro, dato che mi ha uh, molto gentilmente dato... ci siamo sentiti via email. Uh, eh, pochi mesi fa mi aveva dato appunto il permesso di pubblicare le sue immagini nel, nel libro. Queste appunto sono fotografie, un progetto di Gioli Sconosciuti del 1994. Sono fotografie, fototessere che lui ha trovato per strada e, e ha semplicemente, tramite un'illuminazione un particolare, eh, cercato di far emergere il lavoro che il fotografo aveva fatto eh, sulle, sul negativo. È un'immagine un po' come l'immagine di copertina del libro, che eh, fa emergere tutta la dimensione mediata, la dimensione eh, opaca, eh, il lavoro che c'è dietro l'immagine, eh, tutto il lavoro di manipolazione che c'è dietro, mostra quanto le, le immagini sono costruite, appunto. Ma allo stesso tempo è un'immagine straordinaria perché ci mostra qualcosa che fino a quel punto non eravamo stati in grado di vedere, cioè ci mostra anche un'immagine nuova. E quindi non è solo eh, un avvertimento intellettuale a, a metterci in guardia rispetto a, al potere delle immagini, ma anche e soprattutto la capacità di, di farci vedere qualcosa che fino a quel momento non eravamo in grado di, di vedere. E direi che mi fermo qui. Benissimo, grazie mille Francesco eh, per questa presentazione. Quindi siamo, siamo davvero tanti stasera. Eh, adesso tra poco la chat sarà attiva, anzi lo è già. Quindi vi invito a prenotarvi e scrivere il vostro nome nella chat in modo da poter eh, porre le vostre domande a Francesco. Intanto ehm, Intanto che appunto accogliamo le richieste, ehm, inizierei io almeno con una questione, ehm, sicuramente, ehm, allora non so, io sono stata sicuramente incuriosita maggiormente da tutta la questione appunto relativa al contrattacco come eh, come concetto, ehm, però, allo stesso tempo, mi domandavo, mh, e tu e tu stesso hai parlato di. Eh, rivolta della tecnologia, riferimento eh, alla tecnologia come sciacalli, eccetera. Ehm, se all'interno di, di questa espressione, anche di questa scelta nel termine contrattacco, cioè se sia vincente mantenere questa, come dire, ancora un'idea eh, di un ribaltamento, se si può dire così, eh. Almeno io l'ho intesa così, di un senso della crisi in qualche modo, no? In altri punti, quando parli ehm, dell'interiorizzazione, no? Che scaturisce questa percezione della crisi che si verifica tra la nuova forma eh, di vita tecnica e l'ambiente culturale che la ospita, no? Cioè, c'è sempre questa dimensione di, mh, di crisi, no? Di qualche modo anche di negatività, in qualche modo. E il, cont il contrattacco, in qualche modo, vuole. In qualche modo se opporsi a questa dinamica, ma allo stesso tempo mi sembra che rimanga, come dire, pur opponendosi, dentro, ancora dentro a questa dinamica del de, dell'andare contro del, di qualcosa che è ancora in una dimensione in qualche modo critica. E quindi mi domandavo. Eh, L'altro concetto appunto che hai fatto, a cui hai fatto riferimento in realtà prima, eh, che è quello di epitesi, se invece questo concetto che rimane in qualche modo più, come dire, più neutrale in qualche modo rispetto al concetto di contrattacco, eh, se non sia anche eh, più efficace in qualche modo per, per descrivere certe dinamiche che si istituiscono tra. Il fruttore l'immagine o in generale tra il soggetto e la tecnica utilizzata. Questa è una prima questione. È un'ottima domanda. È una questione molto delicata. Ci cioè, ho riflettuto a lungo appunto se utilizzare quel termine, utilizzare altro, se dare più rilevanza al concetto di epitesi. Um... Il termine contrattacco, in realtà il termine che usa Flusser in tedesco è Rückschlag, ehm, che può essere... Ehm, è difficile anche quello da tradurre in italiano, ma è più appunto è un contraccolpo, mh, senza un rinculo. Un, ehm, io non so se questa cosa ha influenzato la mia... Io ho un'idea, però non, ovviamente non ho potuto scriverla perché è del tutto ingiustificata, è che in, quei, in quel periodo è uscito al cinema eh, Guerre Stellari, l'impero colpisce ancora, eh, che in tedesco è tradotto appunto eh, Schlecht, eh, Zurich, eh, quindi appunto è l'impero contrattacca, ecco in quel senso lì, l'impero eh, Strikes back. E infatti, appunto, anche quando Flusher usa, eh, in inglese parla di striking back, eh, in quel senso, e mh, non sono riuscito a trovare. Mh, devo mettere su questo, eh, avrei avuto bisogno di più di tempo, um, testi portoghesi, diciamo, notazioni portoghesi di Flusher su questo. In portoghese il termine è tradotto contrattacco. Eh, non so se i traduttori portoghesi hanno fatto questa scelta liberamente o si sono basati su uh, lettere, man manoscritti di flusser. Non lo so, io poi mi sono voluto ad in qualche modo adeguare a questa linea di traduzione, flusser è assolutamente consapevole, appunto che questo concetto ha una dimensione polemica, anzi, eh, il concetto di contrattacco è a sua volta una ritraduzione del concetto di feedback. E nelle lezioni di Bochum, comunicologie Vieta Denken, eh, quando Flusser parla di feedback, dice io preferisco chiamarlo eh, contrattacco. Lo so che il termine eh, appunto, feedback è pacifico, eccetera, cioè, ma no, io voglio proprio far emergere la dimensione conflittuale eh, che esiste appunto eh, in, questa, in questa dinamica. Questo ha senza dubbio a che fare anche con la scrittura molto poetica di Flusser. Eh, in un ambito accademico, dove appunto siamo, siamo scienziati, eh, possiamo permetterci meno le libertà di Flusser. Eh, la scrittura di Flusser è seducente proprio perché eh, non pretende di essere corretta e eh, invece punta appunto proprio su questa. In questa din dinamica... Eh, Polemica, in questo linguaggio diciamo che fa emergere questa tensione tra due parti io ci vedo un pochino mh, non solo di hegeliano ma quasi di marxiano uh, Flusser pur non essendo un autore uh, marxista ha letto molto Marx e lo cita spesso insomma, lo è stato da, da, da giovane e in questo rapporto c'è un rapporto eh, che ha a che vedere con la dialettica servo-padrone. E infatti la critica fondamentale di Flusser è al paradigma, al dispositivo del dominio, mm. che è una critica tipicamente ebraica, infatti, tra l'altro, che viene fatta anche da, eh, da Benjamin, dell'idea della prima e della seconda tecnica. Eh, e cioè eh, il problema è finché noi concepiamo il rapporto con, della, con la tecnica. Come un rapporto strumentale in cui noi dominiamo la tecnica e dominiamo il mondo tramite la tecnica, siamo noi a porci per primi in questa logica polemica, bellica, diciamo conflittuale, e quindi dobbiamo aspettarci un contrattacco. Noi abbiamo attaccato, abbiamo attaccato perché eh, ci poniamo nei confronti della tecnica da dominatori. Io sono convinto che ecco, come, Flusser è come se si aspettasse in un futuro una rivoluzione, eh, in cui a un certo punto abbandoneremo questo sistema del dominio, che è un sistema che non funziona, e impareremo a relazionarci con la tecnica e quindi con le immagini tecniche, ehm, alla pari, in modo dialogico, appunto. appunto L'utopia della società dialogica è questo futuro messianico. In cui non avremo più bisogno di attaccare, di contrattaccare, ma saremo un tutt'uno con la tecnica, sì, sì, esatto. Ed era un po' quello che, che avevo, cioè che mi aspettavo, no? nel senso, ehm, appunto, lui stesso, pur auspicando a un al di là di questa dinamica, rimane all'interno di questa stessa retorica diciamo del dominio che appartiene a prima e, ed è anche a lui contemporanea in qualche maniera. Il contrattacco della tecnica è come la dittatura del proletariato, cioè è una cosa che di per sé è, è, è negativa e ancora in quella dinamica di dominio ma è necessaria a superare quel, quel passaggio. Va bene, grazie mille. Io per il momento mi taccio dato che ci sono altre eh, domande. Allora la prima è eh, Federica Cavaletti. Ciao Francesco, mi senti? Scusa, sono mascherata. Eh, grazie molto per questa panoramica molto uh, affascinante. Um, io volevo um, portare la tua attenzione e chiederti. Un chiarimento su un altro aspetto del termine contrattacco che anche a me ha colpito perché insomma è veramente una, un termine forte e affascinante. Voi avete appena parlato dell'aspetto agonistico, no? eh, polemico di questo termine. A me colpisce invece la ehm, questione del, dell'animismo un po' insito in questo termine, no? Perché contrattacco è un termine che implica un'attività, un un'agentività no? delle immagini. Tra l'altro, tu parlavi a un certo punto anche di potere delle immagini, che a me ha richiamato alla mente il libro di David Friedberg, eh, ma anche eh, l'espressione di, di Mitchell invece che riguarda il volere delle immagini. Ogni volta che, eh, ogni volta che autori come eh, Mitchell, Friedberg o Francesco Restuccia o, o Flusser parlano di contrattacco ci si chiede sempre un po' fino a che punto siano eh, impegnati a concedere e riconoscere una, uh, una, un certo grado di, di animismo, no? un certo grado di, di agentività delle immagini da trattare come enti eh, senzienti, pensanti e per l'appunto agenti. Volevo chiedere un po' qual è la visione di, eh, di Flusser al riguardo e qual è anche la, la tua. Grazie, una domanda interessantissima. Eh, sì, quando parlo parlato di potere delle immagini stavo facendo esplicitamente riferimento a Friedberg e eh, mi fa piacere che hai citato anche Mitchell. Mitchell e Friedberg sono due tra gli autori contemporanei che si occupano che fanno riferimento al concetto di idolatria. Sono due tra gli autori più consapevoli, in qualche modo, che quest'idea di potere delle immagini ha un'origine antica. Ehm, e io sono convinto che quando pensiamo alla gentilità delle immagini, quella è un residuo di pensiero idolatrico, di pensiero magico, per dirla così. E io credo che lo pensi anche eh, Flusser. Eh, mi viene in mente per esempio eh, l'idea di Benjamin dell'aura eh, come immagine che ti rivolge lo sguardo, che ti ricambia lo sguardo. Ecco quel ricambiare lo sguardo dell'immagine significa attribuire all'immagine una dimensione viva e quindi fare dell'immagine un idolo. Io sono convinto, non è questa la sede, che eh, anche il concetto di aura di Benjamin. Derivi in qualche modo sia una rielaborazione secolarizzata del concetto di idolo. E, in generale, appunto, eh, idolatria vuol dire attribuire una dimensione viva, una dimensione eh, a qualcosa di morto, eh, che può, avere, può essere pericoloso. A questo proposito, Flusser ci tiene più volte appunto a dire in realtà eh, le immagini devono tornare a essere media, a mediare tra esseri umani. Mentre ora continuiamo a, a relazionarci a, um, alla tecnica, come dovremmo tornare invece a ripensare a, alla potenzialità delle immagini di fare da tramite tra esseri umani. Quindi Flusser comunque... Nonostante eh, alcuni tratti di postumanismo che, che si cogono nella sua attenzione, per esempio, al modo di percepire il mondo, di altre forme di vita, in alcuni racconti stupendi come quello del Vampiro Totis Infernalis, eccetera, resta comunque un umanista. Un umanista perché, eh, al, in quanto essere umano, lui vuole eh, la felicità dell'essere umano e la vede appunto nel. Nella, nella relazione tra esseri umani. Un problema a parte è quello invece dell'intelligenza dell artificiale, per dire così, e cioè Flusser dice appunto eh, in qualche modo è vero che eh, le nuove tecnologie, gli apparati sono, sono più intelligenti degli strumenti con cui abbiamo avuto a che fare finora e questo è da una parte una potenzialità perché gli strumenti, e questo appunto la filosofia della tecnica ci dice, però, in quanto esteriorizzazione di una parte di noi, è uno specchio. Se questo specchio è più complesso, ci riflette in modo più complesso e quindi in modo più interessante. Eh, una, eh, un bastone, una simulazione della gamba, ci dice poco di noi, un computer, una simulazione del sistema nervoso centrale, ci dice eh, qualcosa di ben più interessante. Quindi quando Flusser parla del rapporto con gli apparati, e per apparati flusser è un termine tecnico di flusser con cui intende appunto le tecnologie capaci di ehm, in qualche modo prendere decisioni. Ehm, tecnologie cibernetiche, diciamo così, dotate di feedback, eh, eccetera, eccetera. Ehm, quando parla di, della relazione con questi dispositivi, effettivamente ogni tanto sembra pensare anche al rapporto tra essere umano e dispositivo tecnico e apparato in termini dialogici. Ehm... Però è una questione che resta, resta complessa. Grazie. Allora, passiamo alla prossima domanda da parte di Giancarlo Grossi. Grazie, Francesco, per questa presentazione e soprattutto per questo bellissimo libro. Eh, io volevo andare sulla questione dell'idolatria e soprattutto sulla questione dell'educazione visuale che tu proponi. Perché il problema che mi chiedevo è se questa, questa soluzione antidolatrica che noi troviamo in Flusser può essere vista solo dal versante dello sguardo, cioè uno sguardo educato e quindi non più idolatrico, oppure ad esempio anche um, dal punto di vista di, di scelte autoriali, come è, stato fatto, come è stato studiato molto spesso in diverse teorie dell'apparato, del dispositivo, cioè penso non so, a, un dispo, a un dispositivo cinematografico che in sé avrebbe eh, lo spettatore come vittima, ma poi ci sono una serie di scelte autoriali come quelle di Godard. Eh, che riescono a mostrare la materialità del dispositivo e quindi um, ad avere come, come contaltare un, uno spettatore invece attivo e consapevole. Oppure l'idea che mi, mi veniva in mente è se non era possibile trovare delle nuove potenzialità eh, di maggiore flessibilità e, e, di, e di carattere dialogico all'interno del, del dispositivo stesso, cioè all'interno... Di, di nuove forme di immagini, cioè penso, pensavo ad esempio ad immagini come quelle che studiamo in Anicon che diventano i, interattive. Eh, questa è, la, è la, la questione che mi facevi venire in mente. Grazie mille. Grazie, grazie mille Giancarlo, domanda eh, davvero molto interessante e anche per, grazie per avermi portato sull'idolatria che è un tema che mi interessa. E di cui è sempre difficile parlare, che è un tema un po' inattuale, messo così. Um, allora, è vero che non è l'idolo, eh, che non, appunto, non tutte le immagini sono idoli e che l'idolatria sta nello sguardo, ma è anche vero che ci sono immagini e immagini. E cioè, sono assolutamente convinto, e anche Flusser lo è, che ci siano immagini che invitano a fare un lavoro e immagini che non invitano a fare un lavoro eh, immagini che hanno una dimensione diciamo seducente che cattura lo sguardo e non ci porta a riflettere eh, immagini che invece invitano a questo a questo lavoro in generale flusser è più interessato alla dimensione appunto mh, didattica, pedagogica, eh, in, senso, in senso profondo, in senso bello, eh, non semplicemente eh, che, che possono avere le immagini. E, e quindi appunto è assolutamente convinto che alcune scelte autoriali che valorizzano l'opacità del medium, che valorizzano eh, la partecipazione eh, dello spettatore per quanto è possibile, eh, quindi, appunto, un, un tipo di interazione quanto più dialogica possibile e eh, addirittura interattiva. Questo non è un termine che usa Flusser, ma senza dubbio è una cosa che gli interessa. Eh, sono da incentivare per lui proprio perché stimolano l'immaginazione. Io sono convinto che. La sua idea è che nel momento in cui abbiamo un'immaginazione un allenata possiamo anche goderci una bella cosa eh, immersiva e seducente, eh, e va benissimo così, ma a livello complessivo, eh, appunto, certe scelte autoriali sono da premiare quasi in senso politico, perché appunto ci permettono di mh, emancipare la nostra. Uh, ah, un'altra questione. Hai parlato di visivo. Complessivamente, Flusser è molto legato quando parla, parla di immagini, di, di, appunto, di, di visualità. Uh, raramente parla degli altri sensi, ma in alcune occasioni lo fa. Uh, per esempio, nel testo di Schrift del, dell'87, lì recupera, ecco lì, uno dei testi dove integra il modello. Linea superficiale al modello oralità ehm, scrittura, in cui parla di una nuova oralità e valorizza anche la dimensione sonora, la dimensione aptica eh, E sono convinto che se Flusser fosse vissuto qualche anno in più si sarebbe convinto sempre di più dell'importanza di quel lato. Ecco. Quindi mm, va bene, e per quanto riguarda i dispositivi, sì. Eh, Convinto che certi dispositivi abbiano potenzialità maggiori di altri. E per questo era entusiasta delle, delle reti, per esempio. Grazie mille. Grazie, eh, allora abbiamo un'altra domanda, un altro intervento eh, di Maurizio Guerri. Ciao Francesco, intanto volevo come dire, ringraziarti pubblicamente per, per aver portato il tuo libro nella nostra collana e quindi eh, grazie anche per questa presentazione molto, molto ricca molto, e molto stimolante. E, dunque, eh, la mia domanda eh, è, diciamo così, duplice. La prima è, eh, io ho un testo, diciamo, che ho molto... È molto utilizzato anche a livello didattico, mi sembra sempre un grandissimo momento di riflessione sulla fotografia, appunto per una filosofia della fotografia che forse diciamo è anche uno dei testi più noti in Italia, anche perché è uno di quelli più precocemente tradotti. E, ehm, e ho sempre avuto l'impressione che, eh, però, appunto, non sono un, un così fine conoscitore del pensiero di Flusser come sei tu. Eh, del fatto che la, um, sostanzialmente dentro, quel, eh, dentro alla, filo, alla fotografia analogica, sostanzialmente eh, Flusser abbia avuto una sorta, come dire, di eh, preveggenza, se vogliamo usare questo termine, di vedere nella eh, fotografia analogica qualcosa che sarebbe poi accaduto, con, uh, più uh, diciamo in maniera più radicale con il con il digitale e questa è la prima domanda la seconda e volevo sapere appunto la tua il tuo giudizio su questi su questi temi tra parentesi, io trovo lo, lo trovo uno scritto per certi versi estremamente asciutto e schematico eh, se vogliamo usare questo termine ma mh, estremamente eh, Preciso nella articolazione delle argomentazioni che, eh, che porta, anche se probabilmente, appunto, per comprenderlo fino in fondo bisogna avere, eh, la, appunto, una conoscenza più profonda anche del di come si è articolato e come è arrivato a questo tipo di pensiero. La seconda domanda è: diciamo, molto spesso mi è capitato in diversi articoli e saggi, eccetera, di vedere di liquidato, Flusser come una sorta di eh, nemico delle immagini, diconoclasta, e credo che la tua presentazione abbia ben eh, spiegato come effettivamente questo non sia vero. E però, appunto, mi piacerebbe mm, capire di più, per esempio, su un rapporto che mi piacerebbe poi anche indagare ulteriormente, che è quello tra eh, Flusser e eh, autori come Harun Farocchi. Eh, sono appunto temi che tu tocchi anche, credo, molto efficacemente nel tuo libro, che evidentemente eh, mostrano come, eh, in maniera, diciamo, forse prima di tanti altri, abbiano visto come un autore come Harun Farocchi non fosse semplicemente, diciamo, così. Uno strano regista, ma che avesse eh, l'interesse di Flusser, era legato proprio al tipo di ehm, eh, capacità che eh, è possibile mh, eh, sviluppare di capacità di comprensione e anche di emancipazione, potremmo dire, che è possibile portare avanti eh, con le immagini. E quindi, ecco, mi, eh, se eh, eventualmente su questo tema diciamo, del rapporto con Arun Farocchi, eh, avevi qualche ulteriore indicazione da dare, perché mi sembra molto significativa poi anche della, eh, come dire, della portata propositiva. Per così dire, del pensiero di Flusser nei confronti del nostro rapporto con le immagini. Grazie. Grazie, grazie mille ancora. Ehm, sì, allora, La filosofia della fotografia è il primo libro che ho letto di Flusser e è quello che mi ha catturato a partire da quello, ho cominciato a leggere gli altri. E... E la cosa buffa è che ogni volta che leggevo un, un nuovo libro di Flusser mi dicevo, ah sì, ora sì che approfondiamo le questioni, qua sì che vengono fuori cose ben più complesse, ben più interessanti, eh, questo libro dovrebbe essere più famoso, eccetera, eccetera. Poi alla fine mi sono riletto la filosofia della fotografia e ho detto, ah ma era già tutto qui. <ride> In realtà è davvero un testo geniale, è un testo a cui poi ritorno ogni volta, è davvero densissimo. Sono poche pagine, ma, ma davvero piene, davvero molto ricco. Ed è appunto, un, spesso appunto gli studiosi di Flusser in, vedono due periodi, il primo periodo più apocalittico, il secondo periodo più tecnofilo, e la filosofia della fotografia sarebbe un po' il punto di passaggio. E in qualche modo si può anche vedere così, per quanto eh, poi... Flusser non è mai stato un apocalittico in senso assoluto e, e sarà poi sempre comunque, non è mai stato un tecnofilo ingenuo, ha sempre mantenuto un elemento critico. E quel testo è particolarmente interessante perché tiene ben presenti entrambi gli aspetti. Rispetto alla questione della fotografia analogica, anche lì è davvero, lì ha qualcosa di geniale, sono, è vero, sono stati in pochi a... Ai, eh, per quello che cerco di... Eh, per quello che ci tenevo nel libro a parlare prima del video e poi della fotografia, per mostrare il, il, lo, eh, come si è mosso il pensiero di Flusser. E cioè, appunto, nei primi anni 70, scopre il video, riconosce certe caratteristiche nel video e poi, studiando la fotografia, si rende conto che in realtà anche la fotografia analogica suscita... Quello stesso tipo di attività eh, di pensiero. E cioè che in qualche modo anche nella fotografia analogica, nonostante ci sia un qualche tipo di elemento digitale, nel senso di un qualche tipo di ehm, eh, quantizzazione. Mm. Flusser scrive appunto che in quel caso non è. Ehm, non è l'elettronica, è la chimica, ma c'è sempre una, un elemento scientifico in quelle immagini eh, e quindi numerico, quindi in qualche modo calcolabile. Eh, calcolabile come si può calcolare in chimica, la chimica è una scienza già più, eh, un po' più esperimento, un po' più come la medicina, diciamo, in cui uno deve sporcarsi le mani eh, rispetto all'elettronica, ma, eh, ma c'è un elemento calcolabile e eh, quindi sperimentale. Um, Un'altra cosa che trovo molto um, bella del modo in cui Flusser concepisce appunto questa dimensione sperimentale della fotografia delle immagini tecniche è la sua capacità di mettere insieme scienza e gioco. Cioè, dell'idea che appunto eh, l'esperimento scientifico è da un lato mh, portatore di conoscenza, e quindi appunto serio scientifico, ma anche una dinamica ludica. A che vedere appunto con eh, un coinvolgimento eh, ludico, e questa cosa secondo me si vede non solo nel modo in cui lui concepisce questo tipo di rapporto, eh, l'idea di manipolazione come gioco di fatto, ehm, ma anche quando nei suoi vari riferimenti a la fantasia esatta di Leonardo da Vinci eh, o alla mi ero appassionato di fantascienza e vede appunto nella fantascienza questo incontro tra dimensione ludica e dimensione ehm, scientifica. E... Per quanto riguarda Farocchi, che è eh, un autore, io ho scoperto in realtà Flusser tramite Farocchi, eh, e. Flusser senza dubbio ha il merito di aver capito Farocchi, ma eh, Farocchi ha il merito di aver capito Flusser. Secondo me ehm, Farocchi è stato un lettore di Flusser forse ancora più attento di quanto Flusser non sia stato un lettore di Farocchi. Questo non lo possiamo sapere esattamente perché Flusser non lo cita Farocchi, eh, mentre Farocchi cita Flusser nei suoi scritti. Eh, però effettivamente io immagino che quando Flusser per la prima volta ha visto delle cose di Farocchi, deve aver visto realizzata eh, molte delle sue idee, delle sue aspettative, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, un'idea che trovo molto interessante di Flusser: che si possa fare filosofia con le immagini. E cioè. Che le immagini tecniche non rivoluzionino soltanto la storia dell'arte e la storia della comunicazione, ma in generale la storia del pensiero. È un'idea che viene fuori eh, soprattutto in alcuni scritti, in po pochi arti articoli brevi, alcuni anche non mai pubblicati: ehm, in cui appunto pensa a due caratteristiche della. Ehm, Dell'immaginazione, un'immaginazione rappresentativa e un'immaginazione riflessiva, e come il video, permettendo un tipo di rapporto dialogico, appunto, sperimentale, manipolabile, eccetera, eccetera, offre per la prima volta uno strumento capace di eh, prestarsi a una eh, immaginazione di tipo riflessivo, e quindi dialettico, per dire così che permetta di fare filosofia tramite le immagini e quindi non solo di, cioè, di, di, di portare il pensiero umano eh, dove non era mai arrivato, di liberarsi finalmente dalla linearità eh, in cui si è mosso il pensiero filosofico e, eh, e appunto di ampliare eh, le forme del pensiero. Per questo secondo me appunto mh, Flusser guarda le immagini più da filosofo che da mh, teorico dell'arte. Eh, però può essere benissimo usato dagli artisti. Grazie. Grazie Francesco. Eh, proseguiamo con la prossima domanda da parte di Anna Caterina Dalmasso. Grazie. Grazie Francesco per questo bel libro e io avevo una domanda a questo punto ero tentata di aggiungerla alle altre che ti hanno lanciato eh, sulla questione proprio del contrattacco no? che è questa <coughs> traduzione interpretazione che, che dai di questo concetto e diciamo l'aspetto che, che anche a me interessa molto è quello della dimensione temporale che, che presuppone no? tu parlavi di eh, un ritardo di questo strike back uh, uh, del, delle tecnologie e delle immagini. Mi veniva in mente in particolare un esempio che, che fai molto bello nel libro uh, quando citi la, la reazione degli spettatori televisivi mm -hmm. alla, um, uh, alla, alle immagini della caduta del regime di Ceusescu e poi anche del, del processo in cui gli, spetta gli spettatori si trovano di fatto a riprendere le immagini che appaiono sullo schermo. No? come <coughs> in un meccanismo riflessivo del, appunto, del video, del de, stato attuale delle immagini. E quindi, dici, le, le immagini tecniche sono passate al contrattacco. Per vedere il mondo abbiamo bisogno di un obiettivo e di uno schermo. Siccome no, questa frase mi, è, mi ha fatto sempre un po' scattare per le mie questioni schermiche. E, e quindi mi sembrava, insomma, abbastanza centrale questa questione del tipo di temporalità che eh, il contrattacco implica rispetto a un semplice rapporto di feedback, no? perché è un feedback che però <coughs> ha una sua ricorsività. Quindi mi sembrava, da un lato volevo chiederti un po' questo, poi <coughs> l'altra domanda che avevo invece è più eh, agguerrita, diciamo, sul versante di, 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 delle discussioni di, che si fanno in filosofia della tecnica. Eh, diciamo tutto un altro versante eh, una delle cose di cui ti ringrazio molto del libro è che mostri come eh, flusser in realtà che io avevo letto molto male e, e infatti ti ringrazio perché mi hai fatto scoprire non so se il vero flusser ma comunque un altro flusser molto più interessante di quello che io avevo eh, capito autonomamente eh, un flusser appunto non pessimista ma un flusser che eh, si tiene e che anche ci aiuta a tenerci un po' in bilico tra, da un lato, un determinismo tecnologico e invece la possibilità di eh, orientare il nostro rapporto con la, con la tecnica e con le immagini. E allora, siccome prima dicevi, dobbiamo capire come vogliamo essere modificati, abbiamo comunque questo margine d'azione, eh, volevo, cioè, volevo chiederti proprio questo, se, se, per, se per flusser... Effettivamente abbiamo questa libertà d'azione, e insomma, se è un, un pensiero che ci aiuta oggi, effettivamente, a pensare il nostro rapporto con la tecnica, eh, e, e qual è il nostro margine per sottrarci al contrattacco, per contrattare, contrattaccare a nostra volta, o se invece effettivamente non c'è un'ideologia diciamo, un immanente alle tecnologie rispetto alla quale il nostro margine d'azione è anche ridotto. Grazie mille, sono tantissime cose, eh, non so se riuscirò a rispondere a, a, a tutto, anche se sono questioni grosse e importanti, ma <coughs> intanto insomma, ci penso. Eh, rispetto a quell'immagine che hai citato appunto del, 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 della caduta di Ceausescu, a proposito si tratta di un, di un film di Farocchi. Film eh, di Farocchi, appunto, sulla caduta di Ciocesco, tema su cui Flusser aveva scritto, quindi anche lì c'era un dialogo in diretto tra i due. E l'ho trovata molto affascinante perché, da un lato, c'è un, un che di idolatrico, no? Del confondere la realtà con la sua rappresentazione, dall'altro, però, c'è anche in realtà un che di terapeutico, perché nella pratica di filmare, eh, appunto, c'è un che di eh, in questa pratica riflessiva c'è anche la capacità di eh, reimparare a vedere. E quindi trovo interessante che non si condanni semplicemente ehm, a ah, dove siamo arrivati, non siamo più in grado di eh, guardare la, la realtà con i nostri occhi, eh, invece no, di imparare a vedere, ok, eh, come, come possiamo rimparare a vedere e questo è un buono strumento. All'inizio uno dei tre racconti che cito nel, nella prefazione, quello di Machado del Sio sullo specchio, è qualcosa di simile. il Guardarsi allo specchio, che all'inizio sembra eh, una cosa che ci porta a perderci, in realtà può essere anche una cosa che ci porta a ritrovarci, ma una, una dimensione terapeutica. Ehm, rispetto al, al determinismo tecnologico. Eh, quella è una questione enorme, molto interessante. Eh, ogni tanto Flusser sembra un determinista tecnologico dalla terminologia che usa, anche perché appunto non è molto attento, vi dicevo, non è ogni tanto preferisce eh, frasi effetto alla, eh, alla precisione. Però poi in realtà quando andiamo a vedere i testi in cui dedica un po' più di tempo all'analisi di questi passaggi si vede che appunto in realtà parla di una codeterminazione, di una determinazione in ultima istanza, diciamo così. Ehm, penso per esempio al rapporto tra interiorizzazione della scrittura e ehm, tra la tecnologia e la cultura, cioè in qualche modo dice non è solo la stampa ad avere aumentato la cultura, aver incentivato l'interiorizzazione della cultura scritta e anche li, eh, la nuova mentalità eh, che valorizzava la cultura lineare, aver prodotto il bisogno di stampa, aver preparato le menti a poterla a poter inventare e a decidere di sviluppare questa nuova tecnologia. Quindi c'è sempre appunto un elemento di, di codeterminazione, trovo interessante ehm, notare. Ecco. E Sempre questo tipo di co-determinazione si ritrova anche appunto nel rapporto tra esseri umani e eh, tecnologie riguardo alla questione del contrattacco: abbiamo libertà d'azione, possiamo sfuggire al contrattacco? Non possiamo sfuggire al contrattacco, questo è sicuro. Non possiamo sottrarci al contrattacco. Quello sarebbe ingenuo per Flusser, però in realtà possiamo cercare di eh, portare il contrattacco a essere favorevole. E cioè che tipo di azione abbiamo? Una libertà di azione assoluta è ingenuo pensarla, ma anche pensarsi semplicemente vittima di un sistema ogni... in cui tutto è predeterminato eh, è altrettanto mh, è altrettanto semplicistico, ecco. quindi, in questo senso, penso che, per quanto appunto sia problematica l'idea stessa di agentività, e lì eh, figuriamoci: mm -hmm. apriremo mille porte. Però, nel rapporto con eh, la tecnologia, noi possiamo eh, Appunto, se decidiamo di fare una cosa o un'altra, la risposta della, dello strumento sarà diversa. Quindi possiamo in qualche modo controllare che tipo di risposta, non eh, in modo assoluto, ma possiamo giocare, imparare a giocare eh, e a sfruttare le regole del gioco eh, al nostro vantaggio. La questione è capire mm -hmm. qual è il nostro vantaggio, capire, e a questo proposito come c'è una bella frase di Norbert Wiener, che è un altro dei punti di riferimento di Flusser, ehm, che appunto in The Human Use of Human Beings dice, eh, noi, abbiamo, noi americani abbiamo dimostrato di essere eh, i, i migliori nel, nel know-how, no? siamo capaci di, eh, sappiamo fare tantissime cose, il problema è che dobbiamo ancora uh, sviluppare il nostro know what, cioè a noi sappiamo come fare le cose, ma non sappiamo perché farle, non sappiamo cosa vogliamo ottenere. No? E, in realtà appunto uh, dobbiamo forse, soprattutto in questo periodo in cui le nostre tecnologie possono davvero portarci a ottenere uh, qualsiasi cosa, dobbiamo fare un esercizio e capire cosa vogliamo ottenere. E da questo punto di vista. Le, il rapporto con le tecnologie, proprio per la loro caratteristica di specchio, ci possono aiutare a conoscerci e a capire cosa vogliamo. Grazie. Grazie, eh, abbiamo veramente mh, tre minuti e la prossima domanda è di Margarita Grazie. Fontana. No, eh, è solo sicuramente. Hai stimolato davvero tanti pensieri, eh, quindi chiedo a entrambi di essere veramente sintetici. Grazie. Allora, la, domanda, la domanda è brevissima, ancora, ancora grazie Francesco. Allora, è più una curiosità che una domanda. Um, volevo, volevo sapere qual è eh, se c'è una connessione del, di Flusser con le tecniche eh, paleolitiche, diciamo, del, relative all'image making preistorico, perché parlare di arte è un po' problematico. C'è qualcosa a riguardo? Eh, direi che la connessione principale è Bernardino Bagolini, che era uno dei migliori amici di Flusser, era un paleotnologo dell'Università di Trento. Il centro di ricerca di paleotnologia dell'Università di Trento è dedicato a Bagolini, quindi tra i paleotnologi deve essere uno importante se gli hanno dedicato il laboratorio. E Flusser si trasferisce in Italia, per lui eh, si trasferisce a Merano, eh, proprio perché lì poteva parlare tedesco ed era vicino a Trento. E lui passerà giornate interne, c'è un bellissimo carteggio che tra i due si vedono tutti i giorni, discutono, e Bagolini è uno dei principali interpreti italiani di Leroy Gouraud, eh, invitato da Flussera in Brasile, terrà una conferenza su Guron. Quindi la mia idea è che eh, tramite Bagolini abbia conosciuto Leroy Guron e i suoi studi eh, sulla... Ehm, appunto su, sulle immagini del mondo antico e del mondo preistorico. Dopodiché, Flusser si trasferisce nel sud della Francia, nelle regioni eh, delle caverne preistoriche, e quindi da lì approfondisce questi studi e eh, eh, scrive diversi racconti in cui si immaginano appunto gli incontri tra eh, Neanderthal e uh, Homo Sapiens eh, nella nelle valli del sud della francia grazie grazie a voi è stata una bellissima grazie. occasione eh, ci sarebbero ancora tantissime altre questioni eh, ma che sicuramente avremo modo eh, di discutere in altri in altri momenti mi auguro prestissimo e magari in, in, in persona insomma eh, ringrazio ancora tutti eh, i nostri ospiti di questa sera eh, ringrazio Francesco per aver partecipato a questa rassegna di incontri di Anicon e eh, do appuntamento a tutti tra due settimane dove ospiteremo Cristina Valdacci quindi per il nostro prossimo incontro di Zoom in. Ancora grazie a tutti e auguro a tutti una buona serata arrivederci grazie, a presto Ciao Francesco!